dell'appuntamento di quest'oggi con il nostro ospite che è appunto la responsabile dell'area fiscale di Confcommercio, Valentina Acquavita, che salutiamo ovviamente. Buongiorno Valentina, buongiorno, buongiorno carissima, grazie innanzitutto di essere venuta qui. Allora, perché l'abbiamo invitata questa mattina? Perché con lei dobbiamo e per sciogliere giustamente qualche dubbio per sciogliere, ecco anche. esattamente, per sciogliere qualche dubbio. Il dubbio è, cara Valentina, la fattura elettronica, che Ai ai ai. è un obbligo ormai di legge, giusto, dal primo Esatto, di dal primo di gennaio. gennaio. Ci hanno scritto anche i nostri ascoltatori e credo, immagino, tu mi hai detto, dal 7 gennaio il telefono vostro di Confcommercio è impazzito. Esatto, mi mette di squillare. Per forza, Esattamente. Ecco, qual certo. è la domanda più frequente che fanno voi? Poi ti dico che cosa ci hanno chiesto a noi. A voi cosa chiedono? Cosa hanno chiesto, Valentina? Allora, chiedono sicuramente principalmente se aspettando magari a fare l'invio del file sono incorrono in sanzioni piuttosto che in questo momento il chiarimento dell'agenzia è che per il primo semestre le sanzioni sono comunque ridotte, abbiamo tempo per elaborare il nostro file XML trasmetto dal sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate. L'importante è che non andiamo a rendere invalida la nostra liquidazione IVA, quindi se mettiamo 10 giorni, 15 giorni, diciamo che le tempistiche ci sono. Dal secondo semestre invece molta più Ecco, esatto, quindi attenzione, fino a giugno fino a diciamo giugno che siamo abbastanza si può tranquilli. anche, esatto, diciamo così, a provare ad adattarsi, perché in effetti sembra una cosa così epocale secondo te, Abbastanza. oppure Beh, sì. per molti può essere considerata una vera e propria rivoluzione, insomma. Soprattutto per chi non ha dimestichezza con la Esatto, con la tecnologia. Ah, ecco, tecnologia. sì, E quello è il è vero. problema fondamentale. Ecco, è venuta fuori anche sta cosa Sì, che è viene venuto fuori. fuori anche questo, che chi comunque in passato non è tanto avvezzo a Sì, usare il sì. computer, lo smartphone, piuttosto che si trova effettivamente un po' in difficoltà. Però bisogna imparare, Brava, perché insomma. bisogna stare al passo coi tempi, questo è il Esatto. futuro, presente e Sì, futuro. certo, però in effetti è una rivoluzione che in effetti non tutti ancora hanno capito. Cosa rischiano? Ecco, ci hanno chiesto che cosa si rischia. Vabbè, in parte ci hai già risposto, Valentina. Vogliamo fare proprio una precisazione? Allora, comunque è un obbligo per tutti, praticamente. Dopo magari Esatto. spieghiamo chi invece è esentato Sì, dal ci sono fare. delle Cosa si esenzioni. rischia allora se ovviamente tu non la fai? Per il primo semestre, quindi un po' di tranquillità, nel senso che non rischiamo niente se le nostre fatture comunque andranno a confluire nella liquidazione IVA. Per Ok, quanto riguarda invece il secondo semestre dell'anno, particolare attenzione perché l'invio della fattura dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione piuttosto che la consegna del ok. A quel bene. punto lì bisogna Ok. diventare praticamente deve essere una cosa, un Sì. automatismo importante, Esatto, giusto? esatto. Quindi è importante prepararsi, stare al Giusto. passo e riuscire a fare le cose Ma già è giuste. importante che per i primi 6 mesi ci sarà una Esatto, tolleranza, si cercherà di capire un po' di ci più. hanno aiutato. Diciamo che anche voi come associazione, come Confcommercio Como, Valentina rappresenta appunto Confcommercio Como, ovviamente siete a disposizione, Certo, giusto? siamo a disposizione per chiarimenti, piuttosto che proprio per un aiuto, insomma, per capire un po' come Certo, non è funziona. che potete farla voi la fatturazione, però aiutate ovviamente la persona che ha Certo, bisogno. Charlie, esattamente, Piano poi i vostri piano. associati soprattutto, credo che immagino che appunto vi Esatto. hanno tanti, come dicevi, proprio telefonato, chiesto specifiche. E chi è esentato, Valentina, lo vogliamo In dire? questo momento i soggetti esentati dalla fatturazione elettronica sono i soggetti rientranti nel regime forfettario, quindi regimi agevolati. Perché mi sembra che fino a 65.000 euro. Esatto, Ok, perfetto. 65.000 euro sono esentati dalla fatturazione elettronica, le associazioni sportive Ah, che ok. fatturano ai fini commerciali meno di 65.000 euro anche per loro, e le Ok. operazioni verso l'estero, quindi se decidiamo di emettere ancora la fattura cartacea per i nostri clienti esteri, Si può farlo. possiamo farlo. L'unica cosa è che entro la fine del mese successivo abbiamo un nuovo adempimento che si chiama esterometro, quindi bisogna anche lì valutare Che le cos'è? opportunità. Che cos'è? Cioè, non è che Che si poteva cosa ho fare una appena cosa detto? semplice, 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 Valentina. No, 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 perché siamo in no, no. Italia, C'è non sempre ci la piaceva, non ci complicazione. piaceva, No, ovviamente. Esatto, ma una esattamente. curiosità, qualcuno ti avrà chiesto, se è venuto lì allo sportello, dice, scusi, ma perché? Perché? Esatto, Perché? perché? Bravo, Perché? rispondi, Valentina. Diciamo che la fatturazione elettronica esiste dal 2015, Ecco. già verso la pubblica amministrazione, quindi qualcuno magari sapeva già più o meno che Sì. cos'era. Però
la decisione di adottare questo sistema, tra l'altro noi siamo i primi in Europa. È vera questa cosa. Siamo i primi in Europa, sì, questo non lo sapevo. Abbiamo richiesto una deroga particolare appunto per poter attivare la fatturazione elettronica business to business. Cioè, vedi la cosa strana, Montalbano? A volte gli italiani sono sempre ultimi, in questo caso siamo i primi in Europa. Ma perché? Non lo so. No, perché è abbinato sicuramente ai problemi che ci sono stati, cioè nel senso di evasione fiscale. Esatto. Ok, quindi forse siamo primi anche in quello. No, ecco, con la fatturazione elettronica, a vostro giudizio, ovviamente si rischia, cioè, o meglio, cioè, si può cercare di abolire appunto qualcuno che fa il furbo, eccetera, eccetera, oppure secondo te no? Il famoso nero. Il famoso nero piuttosto che chi so, evade. Però sicuramente chi era magari propenso a fare frodi IVA, fatture che comunque non erano reali, in questo caso penso che ci pensi due o tre volte prima di mettere una fattura in formato elettronico. Vedremo un attimino l'Agenzia delle Entrate con i primi dati che cosa c'è. Ecco, dicevi tra l'altro che adesso tra pochi giorni l'Agenzia delle Entrate farà una sorta di summit, no? Esatto. Un po' un punto della situazione, anche per darvi... Quindi voi dovete essere costantemente aggiornati, informati. Tutto il giorno. No, è vero, no? Nel senso che bisogna, non potete non essere assolutamente aggiornati. Bisogna essere aggiornati e ovviamente l'aggiornamento deve essere poi condiviso con tutti i contribuenti che si trovano in questo momento a dover emettere le fatture in formato elettronico. Quindi abbiamo ricordato chi è esentato, abbiamo dato delle specifiche importanti e soprattutto, ecco Valentina, lo ricordiamo ancora, per dubbi, domande, chiarimenti, perplessità, ecco, ci siete voi, anche voi ovviamente come associazione, giusto? Certo, siamo disponibili, domande, quesiti. Certo. Anche lamentele a volte, però dai. Perché adesso un'altra curiosità, ma quello che accade, cioè prima la fattura si faceva direttamente alla persona che doveva pagare, comunque al cliente, adesso invece c'è un passaggio in più che doveva finire la fattura quando tu la emetti. Mettiamo la fattura in formato XML, la fattura arriva al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, ecco, e poi il sistema di interscambio che la recapita nella destinazione. Cioè, quindi il passaggio è questo. Il passaggio è questo, Valentina, e di fatto così ovviamente tutto confluisce, diciamo, in un unico posto, cioè che è appunto l'Agenzia delle Entrate, dove teoricamente tutto verrà controllato. Verrà tutto controllato. Tutto controllato. Ecco, poi una grande esclusione sono i soggetti che devono comunicare i dati al sistema tessera sanitaria, per esempio le farmacie, per esempio i medici che mettono la loro fattura per le loro prestazioni, perché lì c'era stata la famosa polemica del garante della privacy che ha detto no, però lì ci sono dei dati molto sensibili. Ah, ok. E quindi in questo caso abbiamo un'ulteriore esclusione per il 2019, quindi i soggetti che sono già obbligati a comunicare i dati a tessera sanitaria non fanno la fattura elettronica. Quindi loro sono esclusi? Sono tutti esclusi? Per quella parte di operazioni sì, sono esclusi. Perché comunque è vero, cioè, sono dati sensibili. Esatto. Cosa vado ad acquistare io? Quello sì, è vero. Ok, perfetto. Nei prossimi mesi poi ci sarà sicuramente ancora un intervento da parte del garante. Sicuramente cambieranno tante cose, ho capito. Quindi per il momento la situazione è questa, giusto Valentina? E poi vediamo un po' nei prossimi mesi cosa vi aspettate, così chiudiamo con cosa vi aspettate, cioè che adesso poi diventerà una cosa ormai di routine, di abitudine per tutti oppure no? Ma io credo di sì. Parte le perplessità, le perplessità, gli aggiustamenti, anche febbraio ci sarà ancora sicuramente qualcosa nel 2025 sarà routine. Sì, nel 2025 ce la facciamo. Va bene Valentina, grazie davvero, ci auguriamo buon lavoro, grazie. Confcommercio Como a disposizione per voi, ovviamente se volete, cari amici che ci state seguendo, se avete dei dubbi, ecco, rivolgetevi anche a Valentina che è proprio la responsabile dell'area fiscale di Confcommercio, quindi se vista così sembra un'agenzia delle entrate, però è poi una e sappiate che quando chiamerete Confcommercio non c'è una persona cattiva dall'altra parte, ma una persona simpatica e divertente, almeno vi fa il sorriso, poi dopo vabbè, la fattura va fatta comunque per forza, in formato elettronico. Grazie Valentina, grazie. Buona giornata, ciao. Buona giornata, grazie.